Ciao ragazzi e benvenuti, sono LeFerry ed oggi scopro con estremo piacere Psychonauts 2. Lo so che lo dico praticamente di ogni gioco che scopro con piacere, ma in realtà qui è veramente così, perché di fatto non ho mai giocato al primo capitolo, anche se in realtà ce l'ho da qualche parte, ed è per questo che allo stesso tempo non vedrete al 100% sicuramente una serie su questo gioco, perché secondo me sarebbe un insulto giocare il secondo capitolo senza aver mai giocato il primo. Detto però, comunque lo proviamo lo stesso perché a grande richiesta appunto me l'avete chiesto. Prima vi invito ovviamente a lasciare un like nel caso vi piaccia il video, lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube e al canale Twitch per scoprire chicche come questo, gameplay, recensioni, approfondimenti e molto molto altro. Il canale Twitch si chiama ovviamente allo stesso modo LeFerry. Benissimo, scopriamo con Psychonauts. Piccola peculiarità, come disclaimer all'inizio del gioco c'era scritto che questo gioco tratta malattie mentali, psicologiche e molto molto altro, per cui anche se approcciato in modo ironico potrebbe essere disturbante per alcune persone, per cui nel caso vi dia fastidio un gioco del genere state all'occhio. Ecco, nuova partita. È un gioco geniale, ha preso voti altissimi della critica, tipo 8,5-9, per cui mi aspetto solo grandi cose. E come vi ripeto, il motivo per cui non ho mai giocato al primo non è perché ho mai dubitato della sua qualità, bensì del fatto che ho fatto fatica a recuperarlo e quando l'ho recuperato non avevo il tempo per giocarlo. The Psychonauts rescued Truman from the underwater lair of Dr. Lobato. But trust me, there's no way Lobato is working alone. Today, we're on a mission. Find out who hired Dr. Lobato to kidnap Truman Zanotto. My name is Raz, and today is my first official day on the job. La grafica è carina e le stiamo giocando in prestazioni grafiche al massimo, tranne che per le ombre, quindi cambia veramente, veramente poco. È uno stile grafico tutto suo, eh. Sono cervelli quelli. Welcome to the Psychonauts. Oh, hey Lily. Yeah, I don't know. It's just I've dreamed about working at Psychonauts headquarters all my life. I just thought it would be more, you know? Come on, we're going to be late for the morale corral. Fra l'altro, se vi piace potete scusate, potete acquistare lo scontato qui sotto. That's right. Thank you. And that brings us to our next topic. Sasha, still have the talking turtle? Mori. Sorry, I just like the clapping. It's now time to give out the award for Employee of the Year. Raz. The prize for this year's award is an all-expenses-paid tropical vacation. Ooh. Oh, I hope it's me. The winner of this award may be one of our newest members, but he's also one of our most improved. Congratulations to Caligosto Lobato. What? Way to go, Cal. You're gonna love this vacation package. I'm jealous. I've never won anything. I've been on a vacation. I don't have to go on a boat, do I? No, darling. Woo. All you need to do is get this vacation request approved by your supervisor. What? Just a formality. You just need to get this form signed by your boss. My boss? Yes, darling. Or you could just tell us who your boss is and we could... No! Maybe he doesn't want this tropical vacation after all. Look back. I want it. I'm Employee of the Year. Yes, you are, darling. Now off you go. Get that form signed by your boss. The person who hired you. The person you work for. Okay. Mi sembra quasi up, or I take that vacation di vedere myself. Un videogioco di Tim Burton.
È stranissimo, mamma mia, che inquietante. Keep up with him, Raz, and he'll lead you straight to his boss. Ok, quindi siamo noi praticamente sotto copertura, anche perché Mr. Loboto è appunto il cattivo. Stay close to him, Raz. But don't freak him out. Never to act casual. I am acting casual. What's that? I said I love Casual Friday. Am I right? Attention. The tooth is loose. Don't lose him, Raz. Oh, ma è velocissimo, cavolo. Come? What is it? I think he suspects something. He's taking countermeasures. Just remember you're facing fighting soldier. Right. Per tirare un pugno alle casse. Ok. Are you following me? No, no, no. Digli di no, Raz. Digli di no. You are following me. This was all a trick. I'm not employee of the year. I'm the greatest dentist of our century. Sicuramente mette molta simpatia. The tooth has gone bad. Repeat. The tooth has gone bad. Maintain pursuit, rescue. We are in position to intercept. Roger. Ok. Doppio salto. Looking for me? Well, come and get me. Why are you taking so? Che bello. Ok. You think you understand the gravity of the situation, Yuri? Watch out! Hey, you're not supposed to walk that way. My posters. Assurdo. No, spingiti contro una parete mentre sei in aria. Ah, ok, perfetto. Alla Prince of Persia, va bene. Coach! No time for small talk, soldier. The enemy is on the move. Peccato che Raz sia più lento di Coach. Hurry! Can't let him shake us! Now, before the procedure, it's very important that we clean out your dentist's sight. You don't want any dirty. No, ops. Premi, muoviti e premi B per schivare. Ok. Lo liberiamo. Ma ci provo, dai. No, non credo che stia funzionando in realtà. Can't lift that tooth. There's a door up there. We just need to make some. Finally. Delle cinesi, interessante. Coach, there were no teeth in Sasha's plan. That's what I told him. But he's all no weapons, Mori. Tutti giochi di parole, mordente e perdente. When you see a figment, suck it up, soldier. Le fantasticherie sono disseminate ovunque nei mondi mentali, raccogliene 100 per avanzare di grado. Assurda sta roba. Ma cos'è? 2 di 80. Figa però sta cosa, eh. Ok. E vabbè, il dente lo rimettiamo qua, vediamo. Perfetto. La cerniera con la tele cinese. Ok. Ah, così, perfetto, perfetto. Che figo. Good job, soldier. What's that light? Uh-oh. Zip it back up again. Zip it. There. Now that your cap is clean, let's check out those choppers. If I didn't know better, I'd swear this place had gremlins. No problem. I'm sure I can do this in the dark. Coach, this room is definitely not in Sasha's plan. In fact, I think it's a trap. No. Attacca e pensieri inopportuni. È solo un censore. Ok. Live in your mind and stamp out things that don't belong. Like us?
You handle this one. I'll find a way out. Ma come? Volevo una spalla io. Tipo Batman e Robin. Raz and coach. E invece niente. Vabbè, Raz, meniamo, ok? Per stordire i censori lancio oggetti contro di loro. Ok. Energia mentale. I cervelli rappresentano la forza di connessione con il mondo della mente. Quando i neuroni restano a corto di energia mentale, Raz viene riportato all'ultimo checkpoint. Ah. Ok. Quanti ce ne sono qua? Gingillarti. Ho trovato una via d'uscita. Beh. Ah, ok. Just have to do your thing with the dental door here. I can't even look at it. È proprio orribile, eh. Questo gioco è folle e geniale. C'è un motivo se il primo ha avuto molto successo. Anche se in realtà è stato un gioco incompreso, eh. Perché non mi sembra che abbia venduto così tanto a livello commerciale. Però, tanta roba. E questo gioco, pensate, che è compreso nel Game Pass già dal day one, da oggi in pratica. Etichetta bagaglio emotivo. Associa questa etichetta al bagaglio emotivo corrispondente per rimetterla al suo posto. Va bene. Perfetto. C'è dell'altro? Direi di no. Sono al massimo della vita, per cui non me ne faccio nulla di sta roba. Avanti tutta. Bagaglio emotivo? Un borsone etichettato. Boh. Sì, vabbè, grazie dell'aiuto, eh. Vaffanculo. Rasputin, is that you? I need... I'm coming, Sasha. Rasputin. Un'altra cosa emotiva. Etichetta cappelliera. E questa? Someone is helping him. He couldn't... Cappelliera, ho letto, eh. Vabbè, vediamo di, di cercarla. Cosa? Per proiettare dalla testa raggi di energia psichica concentrata. Ah, ok. Sasha, how is Lobato breaking through the office construct? He couldn't be doing this on his own. He must be getting help from someone even more sinister. Joker? Scherzo. Sasha! I've got the situation under our control. Lo aiutiamo? Just find us a way out of here, quickly. Yeah, no? Don't bother with them little mooks. You wanna go for the gold. You gotta grab the big boys. Help me carry this one, will you, Frankie? È un gioco disturbato, già. 19 di 80. 20 di 80. Allora, devo dire che il gameplay è sicuramente solido. La trama è peculiare a dir poco, eh. È un gioco fuori di testa. Fuori di testa. Sto cercando di capire... Mi serve come trampolino, eh. È vero. I can't believe... they got me too, Frankie. The mooks. Mi sa che l'hai fatto incazzare. No, non è vero. Beh. Perfetto. Ehi, tu. Ok. È veramente particolare e secondo me non capisco un cacchio della trama perché non ho giocato al primo. È per questo che volevo evitare di giocare a questo gioco ed è per questo che non farò la serie sicuramente. Però è molto probabile che vedrete il primo fra pochissimo. Quello sì, ve lo garantisco.
everything that doesn't belong. Oh no, not back in the trap. Trap? Coach? Coach, where'd he go? Oh, well, that's a good sign. What is it? That is a regret. If Lobato has regrets, then maybe there's a way we can still get to him. Let's get out of here and find Lobato. Un rimorso è quello. Sasha, are regrets dangerous? Oh yes, extremely. Take care of that one, will you, while I find an exit. Strano, chi l'avrebbe mai detto? Per agganciare un bersaglio. Ah, ucciso così a distanza, ok. Perfetto. Aia. Due colpi mi ha fatto fuori, bene dai. Pam. In the face. Good job, Rasputin. Unfortunately, I can't find a way out of here anywhere. Sasha? How long has that golden door been there? Golden what? Did somebody say gold? Frankie, here's a chance for revenge! Oh, not these guys. I'll keep looking. Watch out! Out again! I'm coming to see you, Ma! Rasputin, you see what you can find through that door. I'm going to stay here and attempt to repair my construct. Che sciocco. Qua c'è un sacco da esplorare, eh? Il che aumenta sicuramente tantissimo la longevità. È chiara come cosa. Bello però. Poi è deviato, eh. Mamma mia. Assurdo. Ma più che altro l'etichetta della cappelliera l'ho più trovato, no, vero? A meno che fermi tutti. Qua c'è un qualcosa di nascosto. Cavò mnemonico. Alcune menti cercano di proteggersi rinchiudendo alcuni ricordi dentro un cavò. Trovali e scassinali per riportare alla luce le esperienze represse al loro interno. Vabbè. Se avessi studiato psicologia, forse sarei un po' più propenso a fare ste robe. Vabbè, dai. L'inseguimento? Ok, dov'è? Eccoti qua. Beh. Progressi sotto il mare. Successivo. True Dental Tales. Password. Map. Outpost Charlie Psycho Delta. Sono alquanto esterrefatto, stupito, scioccato e sicuramente emozionato, quello sì, sicuramente emozionato. Buttiamoci dentro. Ok, ragazzi. Vabbè, vi dico una cosa che però pare brutta. È inutile andare avanti in un gioco che non potrò giocare in questo momento perché voglio giocare al primo. Per cui iscrivetevi ai canali qui in parte, seguitemi nei vari social, Twitch compreso. Vedete nel frattempo se c'è qualcosa che vi piace qui e vi garantisco che giocheremo al primo il prima possibile. Grazie e alla prossima.